Ragazzi, oggi siamo scesi a mare perché vi voglio presentare un mio amico, Gabri. Per chi non sapesse chi è Gabri, dovrà aspettare, ma prima dovete registrarvi al canale e tra poco vi presenterò Gabri. Ragazzi, buonasera. Siamo riusciti, siamo arrivati nella bellissima Belvedere e siamo assieme a Gabri Sangineto, che poi Sangineto è qua vicino. Esatto, giusto? Tu devi sapere che io sono il re della costa tirrenica perché sono nato a Cetraro, vivo a Belvedere e di cognome faccio Sangineto, quindi diciamo che racchiudo un po' tutta la costa. È stato un viaggio molto bello perché l'estate, io adoro l'estate. Nonostante il caldo, un pizzico d'umidità ci fa un po', come dicono a Parigi, esatto. Però siamo riusciti, sono molto contento che siamo riusciti a incontrarci con Gabri, perché Gabri rispecchia, diciamo, è una di quelle persone che rispecchia il contenuto della pagina a Calabria, perché è un po' uno di quei calabresi eccellenti che rappresenta la Calabria sia da noi localmente che all'estero. Quindi diciamo è un 5 stelle, mettiamola così. Sì. Allora, come abbiamo detto prima su Instagram, per quei quattro gatti che non lo conoscono, perché la maggior parte lo conoscono, non dei gatti ma le persone, Gabri è un DJ producer. Cosa fai di bello nella vita in termini di DJ producer? Ma nella vita, oltre che a suonare, appunto a fare il DJ e insomma andare nei locali, nelle discoteche, negli eventi, divertirmi, insomma così, c'è l'altra parte che viaggia in parallelo con il fatto del DJ, ovvero il produttore, e mi occupo proprio di creare musica, dischi, insomma prettamente dance, insomma house, e tutto questo insomma nasce dalla mia passione per la musica, che mi viene un po' da mio padre, dalla famiglia sua, insomma c'è tutto un collegamento musicale particolare, quindi proviene una parte che all'inizio è nel DNA, insomma, capito? Avete il ritmo del sangue. Sì, infatti poi la maggior parte della musica che mi piace, ovvero quella anni 80 e vinili, li ho tutti presi in prestito da mio padre, perché è lui che comprare, quindi là poi mi sono cominciato a affascinare, a cercare di capire come funzionava il giradischi, insomma la messa a tempo, eccetera eccetera. E poi per quanto riguarda la musica, diciamo che a livello di produzioni volevo ringraziare coloro che mi hanno dato modo e che continuano ancora a darmelo, perché siamo in attività, di poter produrre, di insegnarmi insomma tutto il mondo che c'è dietro le produzioni, il duo Robert Duini e Mauro Pagani, che vengono direttamente dagli anni 90, dalla Media Records, che poi sarebbe l'etichetta che ha prodotto i più grandi successi di Gigi D'Agostino. Loro hanno venduto 3 milioni di dischi con lo pseudonimo 49ers Cappella, quindi è stato un bel connubio, perché partire da zero, da un paesino della Calabria, e trovarti direttamente a interfacciarti con personaggi del genere, insomma mi sento fortunato, perché soprattutto perché comincio da zero, parliamo del 2004-2005, non è cosa da poco, e quindi infatti, ringrazio insomma. E difatti per questo rappresenti, sei uno di quei calabresi che rappresenta in maniera musicale, mettiamola così, sì, la Calabria al meglio. Quella positivissima. Sono sicuro che in tanti ti avranno chiesto: ma come mai hai iniziato? Cosa ti ha portato a iniziare? Non te lo chiedo. Perché non te lo dico? Quello che ti chiedo è, come spesso faccio con tutte le persone con cui ho il piacere di interloquire, esatto, se ci fosse un ragazzo calabrese che volesse intraprendere la tua stessa carriera, cosa gli consiglieresti, anche partendo da quelli che sono stati i tuoi errori e quindi da ciò che tu hai imparato nella tua carriera? Sicuramente quello di, insomma, di avere costanza, perseveranza e soprattutto di studiare tutta la musica, perché il problema tra virgolette, diciamo la situazione di oggi, anche tra le nuove leve, che c'è poca conoscenza musicale. Infatti io, per esempio, nascendo come resident nelle discoteche, oltre al mio genere insomma che è prettamente house, sono in grado di gestire qualsiasi tipo di pista, anche 70-80, perché ho la conoscenza musicale, mentre invece noto che i ragazzi di oggi, tolta il loro genere diciamo attuale, quello che conoscono, la musica del gruppo Z, mi parlo, sì, generazione Z, se tu magari, Gen Z. Se tu gli metti magari a fare una serata anni 90, ecc.,
accettano, non sono in grado, insomma, perché ovviamente non hanno vissuto quei tempi. E non l'ho vissuto manco io, perché sono dell'86, quindi ero già... Però ti sei preparato a livello di studio. Anche perché piaceva, insomma, la musica, insomma, quindi... Io direi di attendere solo un secondo e di far interrompere le campane. Manda la promozione, manda la pubblicità, lo spot. C'è qualcuno che ci paga per mandare in onda. Ma lo troveremo sicuramente. Ritorniamo dal break pubblicitario. Siamo tornati dal break e soprattutto abbiamo lasciato che la musica, parlando di musica, facesse il suo corso. Come giusto che sia. Ce la siamo ben goduta. Panorama stupendo pure. Quindi siamo in una location, Capotirone, esatto. Belvedere Marittimo. Sottolineiamo, siamo a Belvedere Capotirone, come diceva giustamente Gabri. Siamo venuti in questo punto in maniera specifica, consigliato da Gabri, perché voglio dire, diciamo che non c'è bisogno di spiegazioni. Le immagini parlano come tutta la Calabria, esattamente, e questa è una delle Calabria. A Calabria, e da qui sottolineiamo la pagina. Esatto. Quindi ci siamo. Gabri, ho avuto il piacere di vedere alcune delle tue collaborazioni e dei video che hai fatto. Allora, per stuzzicare un po' la curiosità di chi guarda, sì, dammi qualche retroscena di video importanti che tu hai fatto. Ma guarda, come video io non sono molto amante dei video, se ne occupano per lo più le etichette discografiche, tranne che col nuovo disco che si chiama La Trompeta, che ho fatto insieme a Robby Arduini e Mauro Pagani, che il quale il video potete andarlo a trovare sui social, in giro anche sulla mia pagina Gabri Sangineto, c'è proprio un video che è stato commissionato dall'etichetta discografica in America, Miami, Juicy Music, del leggendario DJ Robby Rivera. È praticamente carino, perché è un video dove ci sono, insomma, c'è questo artista di strada che suona la tromba, insomma, e richiama un po' la melodia principale del disco. Poi volevo, oltre che salutare l'altro mio socio James Stark, che è un napoletano che lavora in Inghilterra, un altro produttore con il quale ho fatto il disco proprio dedicato a Belvedere, che si chiama Belvedere, che è andato forte, è uscito a febbraio, quindi è stato suonato fino a poche settimane fa anche da Albertino su M2O, che non smetterò mai di ringraziare, insomma, perché finalmente dopo tanti anni ho avuto il piacere di sentire dalla voce di Albertino pronunciare il mio nome. Perché la cosa buffa è che collaboro da tanti anni con nomi importanti internazionali, però poi si fa sempre un po' fatica nel nazionale. È vero che, come si dice, nessuno è profeta in patria, però noi abbiamo questo difetto, non solo a livello locale ma anche italiano, di prendere gli artisti di importazione. Infatti mi ricordo, mi raccontavano anche Robby e Mauro, che negli anni 90 i dischi italiani, per fare successo, dovevano essere licenziati su etichette, diciamo, essere, e poi entrare in importazione. Nonostante anche, scusami se ti interrompo, ci sono stati tantissimi brani in inglese da italiani, sì, proprio per promuovere. È giusto o è una banalità? Sì, è così. Ma ripeto, la cosa buffa è che se io ho fatto un disco, no, non è che se lo pubblico con l'etichetta di Belvedere non è bello, e invece se lo stesso disco lo pubblico con l'etichetta di Miami poi arriva in Italia e fa successo, perché il disco è sempre quello. Quello. Oggettivamente parlando, è che abbiamo questo difetto, mentre invece noto che nelle altre realtà internazionali ascoltano tutta la musica, ma promuovono anche gli artisti nazionali. Dovremmo cambiare un po' la cosa. Io ricordo, ho vissuto in America per qualche periodo. Già la faccio un po' d'americano. Sì, sì, sempre proprio, di Detroit. Sì, proprio dietro il semaforo a destra. Esatto. Mi ricordo che c'era un locale dove promuovevano tanti artisti emergenti, e ricordo benissimo, ora non so se faccio pubblicità, i Maroon 5, prima, diciamo, di esplodere con Maroon 5, sono stati lì, e erano proprio questi locali, ci sono un po' ovunque in America, dove spingono proprio la promozione degli artisti che loro ritengono in gamba. Certo. Quindi magari è un po' quello che stai dicendo tu, ci dovrebbe essere anche forse in Italia una cosa del genere. È vero che fanno tutte queste scuole talent, però non è quello il lavoro che dico io. Ci vorrebbe una cosa, diciamo, una vera scuola di formazione al di fuori di quello che può essere lo spettacolo televisivo e tutte quelle cose, perché sì, quelle sono cose, diciamo, già organizzate. Infatti ci sono molte persone già impacchettate. Vai a vedere le persone che, tra virgolette, fanno successo da questi talent, vai a vedere la loro storia ancora prima di entrare nel talent, già avevano fatto un disco con l'etichetta importante. Addirittura c'è un artista, che non cito il nome, che, voglio dire, prima di entrare
nel talent già aveva fatto delle canzoni scritte da Tiziano Ferro, quindi non è partire da zero, voglio ricordo dire, tutta insomma. Quella polemica che c'era stata, non è partire da zero, a me interessa proprio trovare il le vero, persone, valutare diciamo, quello che si reputa valutare il talento, tuo talento emergente. E prima che mi dimentico, perché sicuramente me ne dimenticherò, visto che prima mi dicevi di consigliare a chi vuole diciamo intraprendere questo mestiere, ricordo che io sono anche line dar, ovvero quello che ascolta le demo, dell'etichetta Distar Records di proprietà di Robby Arduini e Mauro Pagani. La Distar è una etichetta importante che non fa solo house, infatti ha vari sottogeneri, quindi tra i quali anche dance e cose varie, quindi chi magari vuole mandare una demo anche solo per avere un feedback, che poi c'è anche questa cosa qui, a differenza di come facevo io quando mandavo i demo, che ancora diciamo a livello produttivo ero stato embrionale e non avevo chi mi appoggiasse, noi come Distar Records, se vediamo che c'è un'idea che può funzionare, anche se il produttore non ha le capacità o non è in possesso degli strumenti proprio fisici per poterle migliorare, se c'è l'idea noi poi la finiamo di lavorare nei nostri studi, e quindi diciamo è un supporto all'artista. Beh, bellissimo. E quindi invito tutti quanti a seguire la mia pagina Gabri Sangineto e andare sul sito distarrec.com, e per l'invio delle demo mi si iscrive a me in privato oppure l'email promo@distarrec.com, quindi dance, house, musica lounge, afro, insomma tutto quel genere. Beh, che è può... una bellissima iniziativa, perché penso che potrebbe essere di beneficio, che a me non mi ha dato nessuno, ragazzi, all'inizio, adesso è una grande, esatto, mano, esatto, perché poi c'è anche il supporto tecnico degli artisti che vanno a sistemare un po' la stesura musicale, la qualità, tutte quelle cose tecniche, bene. Quindi si impacchetta proprio il prodotto finito, e per uno soprattutto che è al suo primo disco e inizia non è poco, insomma. Assolutamente, assolutamente, anzi sono sicuro che in tanti ne approfitteranno. Prima di concludere volevo ringraziare Gabri per la disponibilità, è stato super gentile e disponibile, e poi volevo anche concludere dicendo che è un altro esempio del fatto che nascere in Calabria non vuol dire assolutamente nascere con le ali spezzate o tagliate, come si vuol dire. Bisogna avere solo la capabilità, come diciamo noi, a caputosta, per essere molto incisivo e sapere dove voler andare, poi ci vuole diciamo il lavoro che, dietro. Diciamo che noi da un punto di vista nasciamo con una marcia in meno, perché diciamo che dobbiamo lavorare, esatto, di più. Esatto. Dall'altro punto di vista, che è quello che mi piace di più, che è quello che abbiamo, insomma, tanta fame di arrivare, per il quale ancora ho voglia di... Perché molti, a me le interviste che più o meno ti chiedono sempre le stesse cose, mi dicono: ma tu ti senti arrivato? Io il giorno che mi sento arrivato vuol dire che ho finito. Sei proprio arrivato. Che vuol dire che sono proprio arrivato. E la marcia in più che abbiamo noi è il motivo per il quale ancora vado avanti, perché nonostante le cose, diciamo, tra virgolette, perché a me poi non mi piace il vanto o pompare le cose, mi piace, anzi, molte volte quando mi chiedo informazioni su di me dico: c'è la biografia, leggita, perché non mi piace raccontare, insomma, come se uno volesse andare vantarsi, un po' amplificare. Però quella marcia in che più è che abbiamo... è sinonimo di professionalità e di essere veramente... una persona che... Secondo me il professionista è umile, quando trovi persone che comunque si danno delle arie, al di là che abbiano o meno fatto delle cose, no, è una persona c'è che non merita il mio rispetto, quindi non mi interessa nemmeno interloquire con queste personalità. E stavo dicendo che questa fame che abbiamo noi e voglia di arrivare è quello che mi spinge ancora ad andare sempre oltre, e ad oggi devo dire questa fame è ancora presente e mi ha spinto insomma a dei traguardi, perché se io penso, ecco, mi sono dimenticato di dirlo prima, il disco Belvedere non è che è un disco che l'ha suonato Albertino, che finisce là, oltre che l'hanno supportato da Marco Carola e altri personaggi del calibro che chi è dell'ambito riconoscerà questi nomi, ma è stato prodotto da uno dei DJ più forti internazionali, anche che è stato nominato per un Grammy, lui si chiama Roger Sanchez, io lo seguivo e lo seguo ancora ovviamente, perché oltre ad avere i suoi vinili adesso ci sono anche in contatto per quanto riguarda le produzioni. Io tanti anni fa non mi sarei mai aspettato né di uscire sulla sua etichetta, né che lui mi avrebbe, esatto, ospitato un giorno nel suo radio show, che va in onda a livello mondiale ed è molto seguito, perché insomma stiamo parlando di un DJ tra i più famosi che gira il mondo ed è sempre presente nei party Defected, che la Defected insomma è una delle etichette house più importanti del mondo, quindi insomma bisogna crederci e non mollare mai, esatto, e come si dice in calabrese, insomma bisogna anche rompere un po'. Assolutamente sì, deve diventare una buona ossessione, sì. Io la descrivo come buona
un'ossessione, perché non devi mai fermarti, devi sempre martellare. Sì. Quindi io direi, siccome ci hanno spento le luci, ci hanno spento le luci, io direi che è l'orario perfetto per andare a mangiare. Ma prima saluto tutti quanti, ricordatevi di seguire le nostre pagine, registratevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Ciao ragazzi.